Cecilia e Ignazio si sposano, la proposta di matrimonio è già arrivata. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, matrimonio in arrivo per la coppia. Altro che flirt passeggero, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fanno sul serio. A soli due mesi dal primo incontro nella casa del grande fratello VIP, la sorella di Belen e il figlio di Francesco Moser pensano alle nozze e a costruire una famiglia insieme. E la proposta di matrimonio è arrivata, come rivelato dall'Argentina durante una serata in discoteca. Ospite a Civitanova Marche proprio insieme al fidanzato, la Rodriguez ha confessato che è già stata una promessa d'amore eterno. Una promessa che potrebbe concretizzarsi presto, nel giro di un anno. Di sicuro non oltre, visto che Cecu ha confidato di voler diventare mamma e che l'età attuale a marzo compirà 28 anni è più che mai giusta. Naco è pronto a soddisfare i desideri della sudamericana e ha pubblicamente ammesso di voler sposare la neo fidanzata. Ignazio Moser vuole sposare Cecilia Rodriguez, la confessione in discoteca. Ha promesso che mi sposerà. Ha dichiarato Cecilia in discoteca, davanti a ben 3.000 persone accorse ad ammirare da vicino la coppia del momento. A farlo sapere è il Corriere Adriatico che, intervistando i due ragazzi, li ha scoperti più che mai innamorati. Nonostante l'esperienza nel reality show di Canale 5 sia stata tutt'altro che facile. L'uscita dalla casa è stata uno shock, abbiamo avuto fin da subito i riflettori puntati addosso, fuori è ancora più difficile che dentro, per fortuna siamo in due a sostenerci. Ora riprendiamo la nostra vita insieme, ha assicurato Ignazio Moser. A fare eco allo sportivo la Rodriguez, chi non fa il GF non può capire cosa si prova ad uscire. Fuori è un frullatore che ti tritura anche peggio del reality. Siamo un po' incasinati con il lavoro, sballottati e invitati in ogni parte d'Italia, ma è tutto a posto. Cecilia Rodriguez, con Francesco Monte non c'è più nulla. Quella con Francesco Monte è una storia finita, punto. È andata così, significa che doveva finire così. Tutto quello che dovevo dire l'ho chiarito personalmente con lui. Eravamo legatissimi con le rispettive famiglie, resta un bellissimo rapporto, ma la fine di una storia fa parte della vita, ha ammesso Cecilia a proposito dell'ex fidanzato.